Sono stati premiati al Teatro Ariston i vincitori del 47° premio Acquistorie. Luciano Mecacci con La Ghirlanda Fiorentina e La Morte di Giovanni Gentile e Giampaolo Romanato, autori di Pio X ex equo. Gian Cristiano Desiderio per Vita intellettuale e affettiva di Benedetto Croce. Vasken Berberian con il romanzo storico Sotto un cielo indifferente, che parla del genocidio dimenticato del popolo armeno. Premi speciali a Livio Berruti, medaglia d'oro sui 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960, l'ammiratissima e bellissima Lorella Cuccarini, Mario Orfeo, direttore di Rai, Enrico Vanzina, sceneggiatore e produttore, e il cantautore Simone Cristicchi, che con Magazzino 18 ripropone il dramma dell'esodo istriano Giuliano Dalmata e delle foibe. Anche per lei un riconoscimento importante in un premio significativo alla Acquistorie. Questo premio lo accolgo con un grandissimo entusiasmo, perché proprio perché viene da un mondo che è diverso da quello dello spettacolo, è ancora più goduto, proprio perché sinceramente non me lo aspettavo. Spero che questo premio rappresenti in qualche modo non solo quello che sono stata in questi 30 anni, perché l'anno prossimo festeggerò 30 anni di professione, ma quello probabilmente che in qualche modo ho potuto raccontare anche attraverso la mia esperienza come donna e soprattutto come persona calata nel sociale, insomma, in quello che ci circonda. Vanzina, testimone di un tempo alla cui storia, anche di un modo di fare film che ha saputo rappresentare uno spaccato reale di un'Italia in un periodo in cui la crisi non era la crisi di oggi. Ah, insomma, insieme a mio fratello Carlo abbiamo cominciato nel 1975, per cui sono passati tanti anni, io ho fatto più di 100 film e credo che adesso, se uno va a riguardare questi film come un album di fotografie, viene fuori un'immagine un po' dell'Italia vera. Spesso ci sono dei film drammatici che vengono considerati molto importanti perché vengono acclamati come immagine del paese. In realtà la commedia alla fine è quella che racconta meglio questo paese. Lei ha avuto il grande merito di sollevare quello che era il velo di Maya su una grande tragedia, quello dell'esodo e quello del problema del confine orientale che ancora oggi è irrisolto. Magazzino 18, diciamo che si è posto fin dall'inizio l'obiettivo di parlare dell'umanità dietro questa grande tragedia, la tragedia delle foibe e dell'esodo conseguente, l'esodo istriano, fiumano e dalmata. Con lo spettacolo abbiamo avuto un grande successo e quest'anno continuiamo a portare in giro questo spettacolo con un senso quasi di risarcimento nei confronti della memoria di queste persone, degli esuli.